Ciao a tutti, questi giorni sto letteralmente impazzendo per i video tag, cosa c'è nella mia borsa. Praticamente mi sto facendo gli affari di tutte le ragazze che sono su YouTube perché mi piace un sacco vedere quello che tirano fuori dal cappello magico, perché la mia borsa è veramente un disastro. Fortunatamente non sono l'unica, perché a vedere i video non sono decisamente l'unica che butta tutto nella borsa. Allora, intanto vi faccio vedere la mia borsa, che è questa, una borsa viola della Roxy di pelle, e ahimè, che mi ha regalato il mio fidanzato, non per questo Natale, ma per quello prima, che ahimè devo cambiare perché poverina non ne può più. Come vedete, è proprio andata a farsi benedire. I manici, la borsa è perfetta, ma i manici non ne possono più. Quindi mi sa che la dovrò cambiare. Tanto poi comunque arriva l'estate e comincio a ridimensionare un po'. Luce, a ridimensionare un po' le borse, insomma, prenderle un po' più piccolette, altrimenti sono rovinata. Io butto tutto lì, invece nelle borse piccole non ci sta più niente. Allora, vediamo cosa c'è. Intanto, fazzoletti come se piovessero, come se non ci fosse un domani proprio. E vediamo un po', magari ce ne sono ancora. Magari ce ne sono ancora. Sì, ce n'è uno un po' accartocciato. Non ce ne sono più. Poi guanti con le dita tagliate per quando sono a lavorare perché è freddo, e quindi guantini. Poi gli occhiali da sole. Questi occhiali sono della mia mamma, tipo erano suoi negli anni 80, una roba del genere. Eccoli qua, li ho fatti miei, tanto lei non li usa più, e ho approfittato di questo. Anche la custodia un po' anni 20. Dunque, poi vediamo un po'. Allora, un mini deodorante. Il mio portacarte col gattino, dove tengo tutte le carte, la postpay. Questa è una postpay new cosa? No, non è mai postpay, è personalizzata, ve la faccio vedere. Eccola qui, con la mia blight, che tra l'altro è questa. E poi vabbè, niente, la patente, tutte le tessere social, Euronics, Media World, OVS, bla 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 bla, sono tutte qui dentro, perché io non uso il portafoglio, io odio profondamente il portafoglio perché mi occupa un sacco di spazio. Direte voi, ma cosa così grande? Grande estate, insomma, io lo odio. Infatti i soldi li tengo qua dentro, in questo borsellino piccoletto, che tra l'altro credo che sia di accessori, no, di Claire's. L'ho comprato l'anno scorso, vedete, di Claire's, l'ho comprato ad Amsterdam se non sbaglio. Ora però ne ho visto uno da Bershka molto 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 bello, che se quando ci torno ce l'hanno ancora, me lo prendo. Soldi 5 euro e qualche spicciolo. Sono ricca. I bollini della Coop e qualche spiccioletto, qualche mollettina, vediamo un po', qualche mollettina che butterò perché tanto ormai si sono aperte e quindi non tengono più niente. Via mollettine. Poi vediamo un po' un altro borsellino. Io sono piena di borsellini. Dove c'è il blush della Maybelline Dream Bouncy, quello morbidone. La luce se ne sta andando, non so, quello morbidone blush, da mettere con le dita perché è proprio morbido, è buffo da. Poi due biglietti della RER di Parigi, il database del virus che si è aggiornato, taglia unghie e le pinzette. Il taglia unghie io non posso vivere senza, perché se mi si spezza un'unghia io posso morire, e quindi mi dà un fastidio allucinante, e quindi devo vivere per forza sempre col taglia unghie dietro. Perché proprio non è. Ah, i biglietti da visita, che ce l'ho sempre dietro, anche se poi alla fine non è che. I miei bigliettini da visita, davanti e dietro. Vediamo se si mette a fuoco. Vabbè, insomma, avete visti. Biglietti da visita. Ah, poi c'è anche una delle cartoline. Ah, che tenerla in borsa è già tutta sciupata. Una delle mie cartoline nuove, quelle che ho fatto per. Da regalare quando qualcuno fa un acquisto da me. Dopo magari nell'info box vi metto anche il link al mio negozio Etsy e a Facebook.
Paperino con dentro la carta d'identità mia, del mio fidanzato. E qui ci sono tipo 1000 biglietti di aerei vari. Pisa Amsterdam. Poi vediamo un po' questo boh, non so che cosa sia. Questo All Quarter è un coso, un albergo ad Amsterdam. Poi sempre Pisa Amsterdam, Pisa Eindhoven per andare ad Amsterdam. Poi vediamo un po'. Questo vedrei per andare a Londra. Cappelle Anne, penso a Londra. No, Amsterdam. Ah, perché KLM non è quello inglese, KLM è quella... Questo non lo so. Ah, Barcellona, i biglietti dell'autobus di Barcellona. Pisa Amsterdam. Amsterdam Pisa, vabbè, ogni tanto vado ad Amsterdam. E io ve la consiglio, tra l'altro, perché è una città fantastica, veramente meravigliosa, dove si può fare tantissimo shopping. Io, cioè, su questa parte che sta diventando bianca... Ve lo consiglio perché è una città fantastica, vi sto dicendo, dove si può fare tantissimo shopping, dove io mi sbizzarrisco veramente. Allora, questo... Ah, questa qui è una ricevuta della posta di quando spedisco i pacchetti. Poi vediamo un po' uno specchietto, dove potrete vedere riflesso il mio iPhone. Ah, l'iPhone di solito è in borsa, stavolta è lì che mi riprende. Ah, l'altro telefono. Questo, un Vanity, specchietto. Con attaccato Stitch preso a Camden Town, che ora poverino c'ha il nastino tutto sbucciato. Poi vi direte, cosa ci fai con due telefoni? In realtà prima avevo solo questo, poi ho preso l'iPhone, però siccome l'iPhone si scarica solo a guardarlo, ho mantenuto anche l'altro numero. Due mollettine, prese credo tutte e due da H&M, se non sbaglio, sempre ad Amsterdam. Un mini pennarellino nero, che non mi serve a niente. Poi, delle gomme Vigorsol. Quella la liquirizia, un fondotinta, il ciglia finte look piuma, che vi consiglio perché, oddio, che vi consiglio perché è un buon fondotinta, fa un effetto, a parte tutti i fondotinta Maybelline, solitamente sono buoni, un burro di cacao che però non uso più, di mammolo, che ho preso in farmacia, mammolo, che però non uso perché mi lasciano, quando si asciuga mi lascia una patina bruttissima sulle labbra che io detesto. Un lucida labbra Kiko, che penso di aver usato una volta. E questo della Revlon, Color Bust Revlon. Questo invece è molto buono, lascia una specie di burro di cacao colorato. Questo è il colore. Vabbè, non è che si veda tantissimo, però vabbè, non era quello. Della Revlon, che ho visto in un video di Clio Makeup, e di cui mi sono innamorata. E infatti poi l'ho ordinato su internet, perché in Italia, cioè in Italia, non in Italia, da me, ciao. Poi, una caramella alla fragola di Torelle. Le chiavi, con... Questa che era poverino perché non avevo più, una Kimmy Doll che mi ha regalato il mio fidanzato. Poi c'è uno zoccoletto di Amsterdam, la chiave per prendere il caffè alla macchinetta a lavorare, che poi la macchinetta non ce l'abbiamo più. Ah, e poi c'è un altro mascara della Maybelline. Questo è il ciglia finte Volume Express. Vediamo un po' che differenza c'è tra... Ah, questo qui aveva lo scovolino... Quello ricurvo. E questo? Questo. Ah, questo qui è bello pienetto. E poi vedete com'è. A parte anche quell'altro, bello pienettino. Eccolo qui. Ve li consiglio tutti e due comunque. Io i mascara Maybelline li adoro particolarmente. La nuova cialda del fondotinta Miracle Touch, che vi dicevo nel video precedente dei prodotti finiti, numero 45. Vi faccio vedere bene il colore. Questo è il colore.
Ah, e poi questo Clarins, che è una specie di burro di cacao, lip balm. Questo qua, fatto così, vedete? Che l'inverno io ho sempre le labbra super, stra, super mega secche. E quello lì è l'unico che non mi lascia la patina che vi dicevo, che lascia invece il burro di cacao, che io odio. E quello lì è perfetto. Poi c'è la tasca, non è mica finito, eh? Nella tasca ci sono un sacco di cose. Libretto illustrativo della pillola che non ci interessa. Ah, la chiave dell'albergo di Disneyland che ho cercato in lungo e largo in valigia, nella stanza, da tutte le parti. L'ho cercata per restituirla e quando sono arrivata a casa ho detto: oh, ecco la chiave dell'albergo. Il biglietto del cinema del film Marley. Quella storia di Bob Marley. Uno scontrino, merceria. Boh. Questo che cos'è? OVS. Buono sconto di 5 euro. Scaduto il 5 febbraio. Buono sconto andato, farsi bene dire. Altre due gomme Vigorsol. Una matita per gli occhi della Kiko verde. Una caramella. Di sorelle, però stavolta la liquirizia. Un'altra matita per gli occhi che poverina è finita, ma da qualche parte ne dovrei avere una nuova della Deborah. Piccolino. Poi le cuffie dell'iPhone tutte annodate nel mattoncino della Lego, così non faccio proprio un casino. E poi basta. Aspettate, no? Un elastico per capelli. Una cartaccia e basta, che era uno scontrino, 1,20, non lo so. Basta, vuota, completamente vuota. Vi faccio vedere il casino che c'è qua sotto. Tutto il casino che ho tirato fuori dalla mia borsa. E niente, non c'è altro, ho finito. Sto riflettendo. Ora devo rimettere tutto dentro, anzi quasi quasi comincio anche a cambiare borsa, a capire che altra borsa usare. E almeno anche voi potete fare gli affari miei come vi faccio i vostri. Vi mando un bacio, al prossimo video, ciao a tutte!